I dati del rapporto Anello Debole, redatto dalla Caritas, parlano chiaro: è in corso una vera e propria emergenza sociale. La presentazione della rilevazione riferita al 2021 è avvenuta a Bari, dove sono in particolare stati illustrati i dati che fanno riferimento alla diocesi Bari-Bitonto. Sono poco più di 1000 le famiglie monogenitoriali assistite in un solo anno, nuclei familiari costituiti soprattutto da mamme sole, in difficoltà economica. Sono invece 3.628 le nuove persone, per lo più disoccupate con un impiego irregolare, che in totale si sono rivolte ai centri di ascolto e ai servizi delle Caritas parrocchiali, numeri che si aggiungono alle circa 18.000 persone già assistite fino al 2020. Le 126 parrocchie della diocesi nella gran parte dei casi sono intervenute grazie all'intenso lavoro dei volontari in richieste d'aiuto relative alla ricerca di un lavoro, al sostegno socioassistenziale e al pagamento delle utenze. Nelle 13 mense Caritas distribuite tra Bari e Bitonto sono stati distribuiti in tutto il 2021 72.057 pasti, mentre nel 2022 fino al 31 ottobre ne sono stati elargiti 62.082. Infine, tanti gli interventi diocesani sono stati anche a favore delle donne vittime di tratta per lo sfruttamento sessuale, mentre 65 sono stati profughi in arrivo dall'Ucraina tra febbraio e luglio 2022, accolti dalle comunità parrocchiali.